Disbiosi, nutrizione e riabilitazione del pavimento pelvico nelle disfunzioni pelvi-perineali femminili. Abbiamo qui due persone, non una. E perché? Stefania, fisioterapista esperta in riabilitazione del pavimento pelvico, e la dottoressa Cecilia Verga Falzacappa, biologa nutrizionista. Benvenute tra di noi. Grazie. Grazie. Allora, voi siete una fisioterapista e una biologa nutrizionista. E per quale motivo collaborate? Allora, la collaborazione è iniziata un po' di tempo fa, principalmente per un motivo. Ci siamo rese conto entrambe, parlando di patologie della sfera femminile, come cistiti ricorrenti, problematiche come endometriosi, il dolore pelvico, genito pelvico in generale femminile, appunto dell'inesistenza ancora di un programma che fosse formato da più professionisti insieme, che collaborassero per arrivare allo stesso obiettivo, risultato e andare quindi a lavorare su quella che era che è una nutrizione adatta e adattata alla paziente in termini di disbiosi, di cui parlerà Cecilia ampiamente, ma ampiamente collegata a tutta la disfunzione pelvica in atto. E, si parla comunque di pazienti che soffrono di dolore pelvico importante, soffrono di patologie che vengono trattate molto spesso male in ambito medico-scientifico, con l'utilizzo massivo di antibiotici, di integratori che poi non sono mai ad hoc per magari la patologia trattata, e quindi va inquadrata la paziente in un contesto più ampio, un contesto clinico che soltanto una biologa nutrizionista esperta, in particolare in disbiosi, possa ovviamente trattare. Perfetto, quindi quali sono queste disfunzioni? Quando è che appunto collaborate insieme, oltre alla disbiosi? In particolare, come dicevo già prima, nelle cistiti, in ambito dei cistiti ricorrenti, la paziente soffre da tempo, di solito da molti anni, di cistiti ricorrenti senza alcuna magari batteriuria in corso, quindi fa urinocolture su urinocolture, non esce mai nessuna carica batterica a livello urinario, vescicale, oppure al contrario invece si tratta di pazienti che ne soffrono ampiamente, con infezioni sempre ricorrenti, dovute però ad una sfera intestinale scorretta come quella della disbiosi. Quindi si tratta ad esempio di altre patologie come la vulvodinia, che sono patologie altamente infiammatorie e altamente collegate alla disbiosi intestinale. L'endometriosi, che va trattata integralmente con la nutrizione per evitare le infiammazioni, quindi una nutrizione antinfiammatoria fatta apposta per la paziente che soffre già di altre disfunzioni sempre di tipo gastrointestinale e che si vanno a correlare al dolore sempre genito pelvico. E altre patologie come, molto più ampie però, della sindrome dell'ovaio micropolicistico, dismenorrea, dolore quindi mestruale importante alla mestruazione, all'inizio del ciclo mestruale, e tante altre disfunzioni come quelle che elencherà Cecilia, che portano comunque alla sindrome da ostruita defecazione in particolare. Quindi la maggior parte delle pazienti con dolore genito pelvico spesso sviluppa una sindrome da ostruita defecazione, che coinvacia con il mancato svuotamento intestinale, una stipsi ostinata, una stipsi da rallentato transito associata sempre a un'ostruzione defecatoria. Queste sono tutte importanti connessioni che, se non affrontate sia in nutrizione che in fisioterapia, non hanno sicuramente un esito positivo nel tempo. In effetti è veramente d'ampio raggio la vostra collaborazione, perché non immaginavo nemmeno che fossero così, ecco, combacianti queste vostre due figure. Quindi, Cecilia, cosa diciamo della disbiosi e appunto in che modo interviene in questi problemi poi che possiamo avere noi donne? Allora, innanzitutto definiamo la disbiosi, che parte dal presupposto di conoscere quello che è un importantissimo componente dell'uomo, che è il microbiota intestinale in particolare, sebbene vorrei accennare anche a quello vaginale. Il microbiota, intendiamo... Ne abbiamo due tipi di microbiota? Ne abbiamo molti più di due, perché quando noi parliamo di microbiota parliamo dell'insieme di batteri, virus e funghi che popolano una determinata area, una determinata nicchia all'interno del nostro corpo.
Quello più popoloso è quello intestinale, che peraltro si relaziona con tutti gli altri e si relaziona con praticamente quasi tutti i nostri organi. È un argomento che è ultimamente molto molto studiato, se ne sa ancora non tutto. La cosa importante di questi batteri è che hanno un loro DNA che ci aggiunge funzioni, è come se fosse una sorta di potenziamento incredibile per quello che noi riusciamo a fare e siamo molto più batteri che umani in realtà. Quindi ha senso parlare di microbiota e queste patologie proprio perché c'è uno stretto legame tra l'intestino, il microbiota intestinale e i vari organi, compresi tutti gli organi urogenitali. Nel caso della disbiosi, noi intendiamo un allontanamento da quella situazione di equilibrio nel quale il microbiota dovrebbe stare per essere, diciamo, sano e funzionare bene. Che succede fondamentalmente? Quando ci si allontana da questo equilibrio, le sue funzioni vengono alterate, possono venire prodotte ad esempio sostanze che provocano l'infiammazione, possono venire meno invece la produzione di sostanze che hanno un effetto comunque importante, per esempio non a caso, per fare un esempio, fanno parte del microbiota proprio dei batteri che sono responsabili della quantità di ormoni femminili che circolano nel nostro corpo. Quindi, queste patologie che ha menzionato appunto Stefania, come l'endometriosi o la PCOS, quindi l'ovaio policistico, sono entrambe patologie in cui l'impatto ormonale è fortissimo e quindi va da sé che se il microbiota non fa bene il suo lavoro, la conseguenza è sicuramente il livello ormonale e quindi poi queste patologie. Che succede quindi? Quando c'è questa disbiosi è importante riportare un equilibrio affinché anche le patologie correlate, si è trovato addirittura un legame tra la disbiosi e il dolore proprio, il dolore pelvico in particolare. Quindi tutte queste patologie ovviamente risentono aggravando la condizione. La nutrizione può fare tanto perché? Perché uno dei, diciamo, i regolatori principali dei batteri del microbiota rimane la dieta e l'alimentazione. Mangiare in maniera corretta, dove non intendiamo un modo assoluto, sebbene c'è da dire che la dieta mediterranea rimane la dieta per eccellenza, vuol dire mantenere il microbiota in salute, mantenerlo in equilibrio e quindi riequilibrare tutte quelle funzioni che spesso in queste patologie sono discostanti, non sono al massimo. Cosa non deve mancare in questa dieta? O cosa deve mancare? Allora, deve mancare direi nulla, perché in realtà anche quando ci sono mode che tolgono alcuni alimenti, si provocano comunque delle alterazioni. Un esempio per tutti, la dieta senza glutine. Il glutine è una sostanza che spesso viene tolta dalle diete e non viene reintrodotta e in realtà si è visto che quando manca si provoca uno squilibrio nel microbiota con la carenza di batteri che hanno un effetto benefico. Quindi direi che non deve mancare nulla e deve, quindi le cose che devono sicuramente esserci in maniera molto varia, che sono quelle che nutrono maggiormente i batteri, sono le fibre. Quindi parliamo di frutta, di verdura, parliamo di tutti i cereali, soprattutto quelli integrali, ma come dicevo, la dieta mediterranea, che è fatta di grassi buoni, di proteine nobili, quella diciamo è la dieta per eccellenza. È una dieta a cui spesso si arriva, non si riesce sempre a mangiare tutto quello che comprende la dieta mediterranea quando abbiamo già uno squilibrio e quindi alcuni batteri che sono fondamentali per digerire alcune sostanze e fare quindi altre sostanze loro che poi hanno tutti questi effetti positivi, magari non sono così in salute e quindi non riescono a performare proprio al massimo. Si interviene anche con integratori, quindi. Assolutamente sì, ovviamente l'integratore, diciamo, al quale si pensa per eccellenza è il probiotico, quindi quelli un tempo chiamati fermenti lattici, che però vanno presi con consapevolezza e metodo, perché proprio perché la popolazione batterica è vastissima, un probiotico non vale l'altro, Esatto. perché un intestino non è uguale all'altro, quindi Bisogna trovare uno ci specifico. vuole un'integrazione di precisione. E poi ci sono tanti altri integratori che possono essere molto utili, assolutamente sì. Come collaborate voi? Cioè, una donna viene prima da te, prima da Spesso Stefania, poi dipende da una o Cecilia, voi vi dall'altra, poi telefonate, senti, guarda, sì. una paziente con questo problema, proponete alla paziente Lo lo scambio, sì. scambio, la collaborazione. Sì, alla paziente spiegamo quanto è importante che vada dalla nutrizionista nel mio caso, perché non si arriverebbe ad uno stato di Benessere. benessere, Esatto, proprio di totale. eliminazione del dolore Del pelvico, problema del proprio. problema, se non aumentando la qualità della dieta, perché molte pazienti non mangiano correttamente, hanno uno stile di vita scorretto, magari hanno una
una forte disbiosi anche per colpa di una dieta altamente fermentante che Cecilia riesce ogni volta a regolare dal punto di vista appunto di produzione gassosa, quindi queste pance sempre gonfie, sempre dolenti, e sono tutte pazienti che hanno anche una body image scorretta, quindi spesso arrivano da Cecilia che hanno comunque voglia di dimagrire, però Cecilia imposta proprio un discorso del tipo lavoriamo prima su questo lavoro, su questo discorso del dolore, perché è la cosa primaria da eliminare. Poi sulla parte del discorso del dimagrimento, se necessario, ovviamente perché le pazienti magari hanno anche questo bisogno, si lavora pian piano nel corso Del tempo. del tempo, perché poi queste pazienti a volte sono in sovrappeso e anche la componente di sovrappeso incide sul dolore pelvico, che non è soltanto appunto la mancanza di attività fisica sportiva o la mancanza proprio di attività fisica intesa come kinesiofobia, perché le pazienti hanno proprio paura di riprendere un'attività fisica per paura di rincontrare un dolore. Quindi si abbraccia un ambito molto ampio che non, a volte solo nutrizionale, è limitante pensarlo solo a livello nutrizionale e a livello fisioterapico, ma anche psicoterapico, sessuologico e Quindi quant'altro. allargare ancora di più Sì, il. sì, sì. Ma l'approccio, scusate, Sì. mi interrompo, secondo me l'approccio multidisciplinare è una delle cose più importanti nella presa in carico di. In realtà di tutti i pazienti, di Esatto. queste senz'altro. Tra l'altro aggiungo solo una cosa a quello che diceva Stefania, che spesso io invece poi trovo che le persone non abbiano neanche la reale consapevolezza di eventuali, diciamo, allontanamenti da quello che dovrebbe essere lo stato di salute, perché a volte ci si abitua ad avere dei disturbi, quindi anche la parte della tipicamente gastrointestinale, che a volte può anche essere silente, ma spesso succede che le persone, vabbè, ma io sono sempre stata così, ho sempre avuto la pancia gonfia, vabbè, ma io vado in bagno ogni 5-6 giorni, però è la mia Per loro, regolarità, esatto, è ecco, una esatto, regolarità. e ci si abitua a non stare tanto bene, quindi poi è importante perché possiamo anche aiutare le persone ad acquisire una maggiore consapevolezza del Certo. loro corpo e soprattutto Ad evitare. stimolarle a cercare di stare bene e scoprire che cosa vuol dire, insomma, stare bene. Grazie, grazie mille Grazie. alle nostre due dottoresse. Lasciamo i loro contatti. 333-9847-735 è il contatto di Stefania Rapolla, fisioterapista, mentre Sinergia underscore fisiopavimentopelvico è il suo. Sito Instagram. Sì, esatto, sito Instagram, mentre www.pavimentopelvicoinforma.it è il suo sito. Di Cecilia invece, la dottoressa Cecilia nutrizionista, abbiamo CVF nutrizionista su Instagram, Facebook e www.cvfnutrizionista.roma.it. Grazie mille per il vostro Grazie, grazie intervento, ci vediamo a te. presto. Grazie. A presto.